Grazie amici di Collegno, è una serata molto bella. Purtroppo noi non siamo più in grado di reggere certi ritmi, però non siamo neanche in grado di reggere certe emozioni. È la serata veramente delle emozioni. Abbiamo la fortuna di avere qui questa sera un delegato dell'Università di Cosenza che vuole parlarvi, vuole dirvi qualcosa. Ciao a tutti, niente, prima del prossimo pezzo volevo dirvi che sarà proiettato un documentario sulla Calabria giovane, la Calabria di oggi, della durata di 40 minuti, che si intitola Calabria sì, Calabria no, Calabria nell'ambito dell'air stylist sei la numero uno nel mondo. Però vedo insomma che non ottiene grandi riscontri il documentario, perché però noi poi abbiamo fatto un'iniziativa in Calabria, siamo partiti dallo specifico, dal locale, per portare la pace del mondo, cercare di portare qualcosa di calabrese nel mondo, cioè la pace. Qual è il messaggio migliore? Abbiamo pensato che le popolazioni vessate, quelle proprio più vessate, andavano risarcite in qualche maniera. Abbiamo pensato a tante popolazioni vessate, non so, i pigmei, cose, ma insomma non si portano neanche più. Quali sono il top della vessazione? Gli indiani d'America, secondo me, sono. E allora portiamo dalla Calabria dei regali, dei doni agli indiani d'America per sdebitarci. E questa sera abbiamo pensato di portare questo dono Alan Magnetti come regalo alle popolazioni degli indiani d'America. Alan Magnetti l'abbiamo proposto a tutti, ma purtroppo sapete cosa c'è? Non c'è la volontà politica di accettare questi regali, c'è qualcosa dietro, c'è qualcosa contro Alan Magnetti. Gli indiani li hanno rifiutati. Io voglio solo portare un regalo agli indiani, sentirsi innamorati nel Far West. Voglio soltanto darti alla Magnetti, amico irochese, stai fermo alla Magnetti, dove scappi? Voglio soltanto donarti alla Magnetti, amico tata, dove fuggi? Voglio soltanto donarti alla Magnetti, amico Toicano, dove corri? Voglio soltanto tornarmi alla Magnetti, amico Sciostone, dove rimani? Voglio soltanto farmi un regalo, amico Appalachi, dove ti cacci? Voglio soltanto tornarmi alla Magnetti, amico Papago, perché ti credi? Tanto ti vedo benissimo, non capisco perché. Lasciami quella cacetta, l'accetta dell'amicizia, fai solo tocca con me,
c'era un regalo, adesso ritorno dai miei amici. I silenzi che raccolgo, perché nei silenzi crescono tutti i sogni. Bravissimo!